Questo ragazzo è il protagonista della nostra storia. Se sarà un po' lungo di ripeterla, non vi adontate. È una storia semplice ma vera e che ha la sua ragione di essere narrata. Una domenica mattina, alla periferia di Milano, mentre un reparto di esploratori era intento sui giochi, il nostro Aldo, dall'alto di una duna di ghiaia, attento, osservato. Quelli degli esploratori non sono degli inutili giochi. Essi si addestravano infatti al pronto soccorso. È una prestazione davvero impegnativa che richiede cuore e cervello. Cosa avviene dall'altro lato della duna? Lo scout vuole essere pronto ad ogni evenienza. E come potrebbe esserlo se fosse svagato e distratto? Per questo egli deve anche essere buon osservatore. Il capo raccoglie un ciottolo e lo fa osservare per qualche secondo. I ragazzi devono cercarne uno simile al tempo. Esagerato, questo assomiglia come la via alla pulce. Via. Oh, ora la scelta diventa un po' più difficile. Ecco, questo va bene. Aldo cerca con lo sguardo di intorno qualcosa di nuovo. Come orientarsi a quella tenuta? Come segnare ad altri un itinerario complesso? Ecco qui una lezione pratica di fotografia. Strade, muri, ponti si allineano e si intersecano sulla rena. La mano che li traccia è già mano sicura. Sul quadernetto degli scout si allineano intanto segni che man mano divengono altrettanto sicuri, limpidi, significativi. Non se potessi essere anch'io con loro, ma... E come comunicare ad altri più lontano di quanto possa giungere la voce? Le segnalazioni con bandiera servono benissimo allo scopo. Quando una folla di nave dell'intesa ma della nostra solita luna, dall'altra luna un uguale sventolio rispondeva, ed Aldo osservava sempre più quesito, sempre più attento, e tentava di imitare chi ne sapeva assai più di lui. Servi! Mikey! E fuori! Seguire gli esploratori fu per Aldo la decisione di un attimo ed egli li accompagnò verso il centro, verso la sede. E mi lanciamo mamme, non te va cambiando nel solito vecchio e vedendo sempre un forte dell'estate, sui grandi aperti, parenda. Aldo era un monello di strada, come ce ne sono migliaia nelle grandi città. Ma anche se ci sembrano svagati, scanzonati e turbolenti, i monelli della strada hanno un loro cuore, un cuore un poco bizzarro e molto impulsivo, che li fa da scontrosi improvvisamente socievoli. Per questo Aldo, seguendo gli scout, si sentiva già quasi uno dei loro. Noi bello vivo
saremo al monte, primi saremo, prendono i pianti, giorno oratori, abbianti. Passo gioventù, vittoria, lace, aprite, sotto la luce la lace. È molto alto questa primavera, alza le storie, cambiano i capelli, gli esploratori tutti sono fratelli. Volante l'aria, le passare i canti, gli esploratori, avanti, avanti. Se vi lasciamo male, non temate, abbiamo promesso e di non recidita. Sempre siamo forti e l'estate, noi canti belli impareremo la vita. Chiunque sarà, che la mia vita prova, sul nostro lato una stagione nuova. Un nostro lato, sogni intestanti, gli esploratori, avanti, avanti. Intanto i ragazzi rientrarono e Aldo rimase fuori, solo, senza compagni di giochi, incuriosito e mesto a guardare la targa. Sulla soglia del palazzo austero egli ritornò spesso, con dentro nel cuore la sua aspirazione inappagata, essere uno scout, e tornò ancora con il suo triciclo di paperino di titano vetrine, e con il cuore gonfio di tumultuosa attesa. Questa volta era già più spigliato. Egli stava già per entrare. Aldo che passava di lì accorse tra i primi. Piano. Cosa c'è? Su ragazzi, presto! Andiamo lì, sì, attenzione! Sì, proviamo a prendere, prendetelo bene, su. Guardate, attenti, su. Dopo l'insieme facciamo per bene la gamba, le grande. Sì, non saliamo. Dammi un po' di alcol. E del cotone. La medicazione è fatta e tra pochi giorni sarai guarito. Il volto di Aldo era serio e pensoso, ma tradiva in un impercettibile sorriso il compiacimento interiore. Egli aveva compiuto un'opera buona. Chiamami un po' quel ragazzo. Bravo. Vedo che quasi ci sai fare, eh? Grazie. Ho imparato da voi. Da noi? E quando? Vi ho seguiti spesso nelle vostre istruzioni.
Sentite, ragazzi, questo figliolo può essere d'esempio anche per voi. Sei uno scout? No, però vorrei esserlo. Oh, non ha importanza per noi. Cosa fai? Sono fattorino in una libreria. Ah, sì? Ti piacerebbe essere uno scout? Oh, tanto! Capo, lo vogliamo con noi nel gruppo Cervi. Sosterremo noi due la spesa. Bene, mi piace la vostra solidarietà, ragazzi. Mi auguro che tu possa essere presto con noi. Bravo! Possiamo intanto fargli visitare la sede? Sì, fate pure, fate pure. Così Aldo divenne di casa e apprese il significato dei simboli degli scout. Il guidone, simbolo del dovere e orgoglio di ogni reparto. I nodi, che hanno una ragione pratica nella vita degli scout e che indicano i vincoli indissolubili che legano tra di loro questi ragazzi. Il decalogo, che costituisce la legge d'onore da non infrangersi mai. La parola dell'esploratore è sacra. L'esploratore è forte nel corpo, nella mente, nell'anima. È leale, cortese e coraggioso. Ama e protegge il debole, rispetta i superiori, salvaguarda i luoghi, gli animali, le piante. È sempre sereno nelle difficoltà, è industrioso, è temperante, è puro di pensiero, è corretto nelle parole e negli atti. Ad arrivare questa? Dove sei stato? E qui ci sono i libri che aspettano. Ma no, signor Ruffini, un ciclista è andato sotto un'auto e io... Tu? Ma cosa c'entri tu con gli incidenti che capitano per la strada? Lasci che ci pensino gli altri. Là va. Vieni qua. Prendi questa roba e via. Poi subito a casa. Qualche giorno un po' spaesato per ragazzo, però in fondo... Guarda quel ragazzo, mi dà da pensare. Tu, mamma, non puoi dare grandi soddisfazioni, Aldo. Non vorrai diventare come tuo fratello, tu? No. Ah, eccolo qui, finalmente. Sai che sono le 9. Vieni su, vieni a mangiare, Aldo, eh? D'ora in avanti vedrai, mamma, sarò sempre puntuale. E mi laverò anche la scodella. Il sonno di Aldo fu quella notte più irrequieta del solito. E sognando, egli si vide riflesso in uno specchio con in capo un cappello da scout. Come si ammirava, ma che, egli ammirava il cappello, quello che portano i cowboys delle pianure del Texas. E sognava esploratori a mille, e le esercitazioni e i giochi. Aldo, Aldo, alzati, è tardi, su, sì. Avanti, mi alzo subito. Signorella, mi accettano negli scout. Tu? Che cosa
oi la lupetto va, trotta come un cavallo, oi oi la lupetto va, trotta come un cammello. Sono bello? Ecco, così fai proprio un figurone. Pensa, Mirella, sono già 2 mesi che faccio parte degli esploratori. Oggi ho avviato importante e sono un esame da aspirante a cadetto. E si parlerà anche del campo che si terrà tra qualche settimana in montagna. Io vorrei andarci, perché sai, ci mandano soltanto i meritevoli. Ora sei a posto, eh? Puoi andare alla dunata. Mirella inizia una vita nuova. Cominciarono gli svaghi salubri delle gite domenicali fuori città, tra compagni gentili e con lui socievoli come fratelli. E i discorsi nei crocchi a Londra furono di scuola e di burle e di previsioni sul campo. Ma ragazzi, sediamoci. Ora, ditemi un po' come va la scuola. Che noia, è un bel sacrificio. Ora poi ci sono anche gli esami. A scuola si dovrebbe andare dopo i 40 anni, quando si ha la barba. No, hai torto, ma questo soprattutto non dovrebbe dirlo uno scout. È vero che sono più belle le fantasie che ci passano con la mente i nostri giochi, ma chi non è promosso non ha uno scout perfetto e poi... niente. Oh, guarda che si avanza abbandanzoso! Pinguino, dove va il pinguino? Salve pinguino, che c'è, eh? Salute ragazzi! Dire. Eccoli quelli che si definiscono superbi cervi accovacciati come morbide chiocce, impallidite dinanzi a un palco che per questa volta si degna di salutarvi. Non fare troppo il gradasso, sai che il campo è vicino e ti romperemo il becco. Cosa? La vedremo, e la vedremo a casa! La vedremo, io vedo! Tanto sognato dai ragazzi venne finalmente. Nel silenzio della campagna, all'ombra degli alti alberi, si radunarono gli scout per compiere il loro rito più bello e più suggestivo. Mentre verso il cielo si alza radioso il simbolo della patria, noi offriamo a te, o Signore, la gioia cui la gioiosa e la natura ci indicano. Nel pensiero dei genitori aspettanti e nell'offerta diuturna di noi alla patria, siamo preparati un giorno di più alla vita di domani. Italia! Viva! Italia! Viva! Italia! Viva! Nella scorrenza festiva si levò a Dio un pensiero pieno di devoto fervore. Buongiorno Giorgio, dov'è Aldo? Il servizio alle cucine. Andiamo a vedere che cosa sta combinando. Andiamo. Vieni per favore. Dio quelle frasi, se piove entra l'acqua, lo scout deve sapere queste cose. E questo totem che cosa rappresenta? Non si vede che è una testa falupo. È proprio il corrente Michelangelo, eh? E quando sarà pronto si metterà ad ululare. Beh, andiamo. Salve. Sì, ragazzi, solo lui è scultore. Cosa si mangia oggi? Un bel minestrone. E il cotoletto alla milanese con fagiolini, formaggio, pizza e frutta. Venite a vedere, venite.
E a che punto siamo? Oh, buon punto, abbiamo già messo la pasta. Come? Che patate? E la verdura? Dopo? Dopo. Oh, che bella! Ci sei? In che mal siamo capitati? Adesso ti è tutto ben bene e poi ti metto a cucinare un'altra volta. E non c'è poi bisogno tanto di ridere voi, Come sapete, al campo, tra gli altri servizi, c'è quello di guardia con turni che ora stabiliremo. Vorrebbero sapere da voi chi desidera fare i servizi questa notte? No, tutti no. Vorrò poi vedere come si comporteranno quelli che ora hanno fatto un passo avanti. Allora, tu fai il servizio dalle 9 alle 11, tu dalle 11 all'una, tu dalle 1 alle 3 e tu dalle 3 alle 5. Siamo d'accordo allora. Finalmente. Sono le 3, fai presto. Oh, bravo. Ora tocca a te vedere i fantasmi. Sono forti, ti svolazzano intorno quei loro lenzuoli bianchi. Non avrai paura per caso, Io no. Oh, meno male. Beh, buona caccia. Intanto ti faccio compagnia. Io non ho paura. Perché questo lupetto non è in tenda? Sai che queste non sono cose da lupetti a letto, tu? Ma come mai? Me lo son visto qui davanti tutto un tratto. Dovevi accompagnarlo al suo accantonamento, ti pare? Beh, mi raccomando. Andiamo, su. Eccomi qua, buongiorno amici. Avanti, concediamo a un falco di entrare nella tana dei cervi. Sentite cosa scrive mia sorella. Sono passato dal signor Ruffini e gli ho portato sue notizie. È una gran brava persona. È stato molto contento ed ha avuto parole chiare per te. Anzi, c'è una novità. Il signor Ruffini verrà a trovarti al campo e con lui verrò anch'io. Così trasferiremo insieme l'intera giornata di ferro.
Là mi sono fuggiti tutti i maiali della tenuta del ponte. Torniamo, e allora io farei entrare. Non ci si riesce, io non torno più indietro. Bene, campo io allora. Sono proprio convinto un bel disastro. Hanno fatto scappare tutti i maiali. Sono maiali nelle strade, nei giardini, dappertutto. E mi sapreste dire presso poco. Ma eccolo lì, è lì. Tu, vieni qua. È vero quello che dice quest'uomo? Ma io non so niente. Ma state tranquilli, che metto a posto io la cosa adesso. Buongiorno, signora. Buongiorno. Vieni con me. Ragazzi, oggi siete chiamati a giudicare il vostro compagno. Io come capo faccio solo atto di presenza. Mi affido il vostro buon senso. Tu hai disonorato il nostro reparto. Ora aspettiamo da te la giustificazione. No, Aldo, non può essere stato. Non è possibile. Aldo, che cosa rispondi tu? Tu tornavi in quel momento dalla fattoria, ci ho visto io. Parla, devi sapere la verità. Io non so niente, sono cose che non mi riguardano. Aspettate. Sei stato tu, lo so. Parla. Io? Sì, tu. Devi parlare. Dovresti vergognarti. Tu non sei uno scout. Non avevo il coraggio. Vergognati. E permetti anche che venga incolpato un compagno. Ma che cosa vale aver fatto la promessa? Cosa vale aver detto che la parola dell'esploratore è sacra? Che gli deve essere leale e coraggioso. Andiamo, fai il tuo dovere. Verrò. Scusa davanti a tutti i fratelli scout per l'errore commesso. I tuoi compagni hanno giudicato. Non potrei portare la divisa per 3 mesi e dovrei partecipare alla vita del reparto come viso pallido.
Vi assicuro che la lezione mi servirà. Si allontanò dal campo col cuore pieno di avvilimento e di pena e soffrì tanto in quell'ora quanto forse mai non aveva sofferto. Si sentiva solo perché si era allontanato dalla cordiale fiducia dei suoi compagni e comprendeva finalmente che il puntiglio, la vergogna, il timore sono consiglieri cattivi per tacere. Tranquillo, io sono Astemio. E bravo, bravo Aldo. No, sul campo non mi chiamano più Aldo. Il mio totem è Alce Rossa. E quel totem? Totem è il nome che si dà ai ragazzi quando... Ah, adesso ecco! Oh, vengo! Ma che cos'è? È un gioco di rispetti, la stazione dei pittori. Ah, interessante! Guarda i signor Rossini, che bravi, così piccoli! C'è niente da dire! Sono belli! Venga, guardi! Ah, ecco qua! Io adesso preparo una bella tavolata... Dunque, vediamo qua. Uova, burro, zucchine. Beh, ma è la mia bottiglia. Oh, dov'è la mia bottiglia? No, dov'è? Ma dico... Ah, ecco.
Eccola qua ancora intatta. Ah, grazie. Meno male. Siete sistemati bene. Così adesso va bene. Ma sedetevi, accomodatevi. Se volete restare seduti. Arrivederci ragazzi. Adesso non mi resta che questo. Una volta me ne andavo anch'io sulla cima di quelle montagne. Com'è sempre pieno di fascino, per chi ne vive solitamente lontano, il contatto con la natura. Quasi come un religioso stupore, accompagna e avvolge questo muto dialogo tra l'uomo e le cose. È un dialogo che incomincia pieno di vibrazioni sottili. Si è prima spauriti, il cuore poi si allarga nel petto ed ha quasi l'affanno. L'aria era rifatta d'intorno. Le distanze, lo spazio si fanno vuoti, tramite invisibili di un misterioso legame. Questi monti, queste acque, queste visioni paradisiache di cielo. Sembra che la natura non sia più cornice all'uomo, ma gli entri imperiosa per gli occhi, nel cuore. E ci si sente piccoli e immensi, atomi ed altri, e ci si vorrebbe fondere nei raggi e nelle correnti, si vorrebbe ingigantire negli alberi annosi e rimpicciolire nei fiori. E il senso panico della natura ci prende, e siamo inebriati di luce, estasiati di sole. Per quel giorno di festa, gli scout avevano preparato agli ospiti una sorpresa. Il commissario, infatti, fuori dalla sua tenda di capo, diede le disposizioni per una gara piena di animazione ed interesse, in cui sarebbero ricorse le abilità degli scout. Come stanno bene? Ah, sono proprio ordinati, vero? Sì. E secondo lo spirito degli esploratori, non ordini minuziosi e vergati con convenzionali parole, ma geroglifici tracciati secondo l'uso indiano su una corteccia di betullo segnavano le modalità della gara. Erano in lizza due reparti, il settimo, quello a cui apparteneva il nostro Lanciarossa, e il terzo, quello dell'ingegnoso pinguino. In questo punto occorre fare attenzione. Ecco, proprio qui. In questo luogo dobbiamo mettere in imbarazzo il nemico. Tu, pinguino, lo vedrai come d'accordo. Gliela facciamo questa volta. Va, presto. Un tiro birbone. Ecco che parte il primo reparto. Sono volti leste e maliziose, esperte di ogni anfratto e di ogni cespuglio. E nel fuggire lasciano segnate le loro tracce perché il percorso, anche se difficile e vario, possa essere seguito dagli altri. Ecco che gli inseguitori si stanno adunando per la partenza. Ruffini, Anna, venite anche voi alla caccia alla volpe! Ah, che cos'è? Vedrete! Andiamo! Occorre un occhio attento, un intuito destro e perspicace per chi insegue.
e chi fugge deve, d'altra parte, come ho già detto, lasciare segnali esatti e disposti con cura. Non semafori naturali nel bosco, ma due rami sfrondati e disposti a croce bastano a sbarrare la via. Arriva anche Ruffini, che Elena, che gamba, farebbe invidia a molti, che sia lui a dare il tono alla gara. E la gara si svolse, rapida e ben congegnata, attraverso i boschi, lungo i sentieri, fuori dai prati, ed ebbe solo qualche raro momento di sosta. Fare miracoli. Va avanti tu e poi noi ci sediamo. Sì, va bene così. Che doveva prodigarsi come seguitore camizzo e come accompagnatore cavalleresco degli ospiti, giunse in ritardo, ma proseguì per la via giusta. Ruffini e Mirella, invece, non erano scout. E qui la sbagliarono. Come si può trovare il segnale lasciato dalle rapide volpi in una così vasta radura? Eppure la pietra lo annuncia vicino e la freccia ne indica la direzione. Ma dove sarà? Gli anziani non l'hanno ancora trovato. Alce rossa, lo scorge. Il foglio è su un ramo. Come l'ambicata. Un salto. Ecco indicata la pista. La gara si svolge ora non lungo un sentiero ma attraverso i noccioli. E mentre i ragazzi inseguono delle volpi con scarpe e giubbetti, quelle vere per poco non vanno a finire nel berretto del nostro Ruffini. Thank you.
Un ramo è spezzato. Certo sono passati di qui. Come sono andati invece a finire i due inesperti inseguitori? Sono sulle rocce, sembrano quasi incordata. Bravo, signor Ruffini, vedo che sta facendo dell'alpinismo. Ma che alpinismo? Accidenti, dove sono andato a finire per seguire quei ragazzi. Oh, in forza, su. Ecco. Coraggio, signor Ruffini. Non ci metteremo più questi pasticci, su. Sì, sì. Grazie. Ecco. Diretto a me, prenda questo sentiero e scenda diritto al lago. Là troverai i ragazzi senza tante peripezie. Grazie. Grazie. Ma giunti gli esploratori alla riva del lago, il gioco minacciò di mutarsi in tragedia. Beh, allora? Via, via, tutto fatto! Eccoli là! Eccoli là! Basta che siamo arrivati! Forza, forza! Cosa c'è là? No. Cosa c'è di strano? Guarda! Cos'è? C'è qualche cosa di misterioso. Vieni a vedere. Non sembra uno scherzo. Allora ragazzi, sospendiamo la caccia alla volpe e vediamo di chiarire questa faccenda. Presto, avanti, andiamo! L'atmosfera di mistero avvolge tutti. Disgrazia, fallimento, delitto, chissà. Altro sangue. E questo coltello. Sulla porta c'è scritto: chi tocca muore. Tutto si fa ancora più strano. Ma... ragazzi, proviamo ad entrare. Sì, sì, sì. Bene. Ma dico... È un morto e c'è tanta confusione negli accompagnatori. Il corteo si snoda lento e solenne, ma quelli davanti sono tutti seri, quelli dietro invece se lo scherzo non si debba ritorcere con quel che l'ha inventato.
Ecco il posto adatto. Addosso, addosso. Povero morto. È andato a finire per terra. Dov'era Camita, ma basta un segnale per radunare gli scout. E il fischio è tutto di nuovo nell'ordine. Questa gioventù, che matti, che gabbia di matti. Oh, vediamo un po' che ore sono. Aldo, sono qua. Cari ragazzi, vi ringraziamo tanto, tanto per l'allegra giornata che ci avete fatto trascorrere. Vi lasciamo proprio a malincuore. Andiamo a vederla anche a Milano. Senz'altro! Voi fate diventare un ragazzo anche chi ha la barba bianca. Che simpatico, signore. Auguri, ragazzi! Grazie, Rufini. Buonasera. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao, Mirella. A presto. Addio, Monello. Arrivederci. Buonasera, arrivederci. Buon viaggio. Grazie. Peccato che non siano rimasti anche questa sera. Avremmo avuto così l'orso grigio tra noi. La notte in montagna giunge improvvisa tra il cupo delle selve, quando i monti intercettano l'estremo rossastro dagli ore del sole, e per l'ultima notte si appresta il fuoco di bivacco. Questa è infatti l'ultima notte sotto le stelle. Sarà una notte di cori, di ritmi, di rulli, di ride frenetiche. Con questo bivacco termina il campo. E la conclusione deve essere gioiosa e nello stesso tempo solenne. È un rito, in mezzo il totem e la pira, intorno gli scout. Essi vibrano già di primitivo entusiasmo, fremono nell'attesa. Come le fiamme tendono all'alto, così siano le nostre mire. Come il pizzone rosso sfavilla nella notte, così sia il nostro sforzo. Come le ceneri grigie svaniscono nel nulla, così siano i nostri errori. Come il fuoco ardente riscalda questo cerchio di consiglio, così il nostro ideale riscaldi nel mondo. Fratelli scout, incomincia il nostro bivacco. I'm going to go to the hospital.
Guerrieri, ascoltate, dobbiamo salire il campo nemico. Seguitemi, le pelle rossa avanzano sul terreno. Tutti compatti. Accelerano, hanno di corsa. Gente in lontananza. Lo marchiamo. Un terreno scoperto. Corsa. Ancora un passo ora. Ci si da tutte. Si avvicinano sempre più al campo nemico. Ancora un fronte da sorpassare. Corsa, ormai c'è l'attacco. Ant, il campo in vista, siamo vicini. Sibile e lente nella notte, momento tragico. Via! Vieni, lo penso. Con gli occhi bendati dovrai stare due foglie dall'urna e dirne il nome. Hai superato la prova, sei in libertà. Ed ora tocca al secondo. Dovrai fare due nodi con gli occhi bendati. Bolina e barcaiolo. No, ex veloce, ora anche tu sei dei nostri. Adesso ragazzi, ai vostri giochi. Questa gara imita i caroselli dei cavalieri antichi.
Le lance non cozzano più contro gli scudi, ma i colpi sono ugualmente assai rudi. Non è una corrida questa che inizia, ma la lotta dei galli. Non penne volano per l'aria, ma con la fantasia siamo ugualmente a Siviglia. Cadono le tende di More Silvestri. Le ripiega, le scioglie, sa rilasciare le amiche accoglienti delle gelide notti, le umili e generose difese dalla pioggia e dal vento. Peccato che il campo sia finito. Eh sì, purtroppo bisogna tornare in città. Presto ragazzi, si parte. Siamo pronti, veniamo subito. E i ragazzi s'avviarono giù dai sentieri dei monti verso il piano, dove li attendevano le loro case di ferro, di mattoni e di pietra e le loro scuole. Aldo era Luce Rossa, un ragazzo che conosce col lavoro la gioia, e le canzoni scandivano il ritmo giovanile di tanti cuori, coprivano di notte gridate a voce spiegata la nostalgia del ritorno. Addio ragazzi, anzi, arrivederci. I'm not going to be able to do that.